Vivere punto con vuol dire convivere. Sì, è un modo per proporre un laboratorio dove varie figure, diverse figure possono sperimentarsi e ragionare su che cosa voglia dire convivere. A tutti noi capita di convivere chiaramente nella famiglia, in tante situazioni, ma la proposta è proprio quella di immaginare soggetti diversi, ragazzi, famiglie, adulti, operatori, assistenti sociali, educatori, che si trovano assieme per ragionare sul significato proprio del convivere. Un laboratorio quindi incentrato anche per cercare di costruire una rete sempre più solida da questo punto di vista. Esattamente, da alcuni anni come associazione AMA proponiamo dei progetti di coabitazione, abbiamo proprio proposto l'automutuo aiuto abitativo e dentro in questo percorso proponiamo anche di poter coabitare, quindi convivere, vivere.com, appunto, anche con ragazzi neomaggiorenni che hanno vissuto un loro percorso. Ecco, la proposta è proprio quella di dire ci troviamo assieme per capire che cosa voglia dire autonomia, che cosa voglia dire, quali sono le difficoltà del convivere, che sono davvero situazioni che viviamo tutti i giorni, ma proprio per ragionare e per lavorarci assieme. Quanti sono ad oggi più o meno i ragazzi che sono coinvolti in questo progetto di coabitazione? Allora, le coabitazioni già partite non sono tantissime, sono tre famiglie che stanno ospitando giovani giovanissimi che sono entrati in questo progetto, ma l'idea non è tanto quella di arrivare a numeri quanto a proporre a questi ragazzi delle opportunità di vita di qualità, ecco, quindi sperimentare situazioni di famiglia che possano in qualche modo ospitarli e possano anche dare loro delle possibilità di sperimentarsi anche nel dare loro stessi a chi li ospita una mano, un aiuto, una collaborazione. A quali ragazzi è rivolta questo progetto? Questo progetto è rivolto ai ragazzi che hanno avuto delle difficoltà familiari, per cui che in qualche modo non hanno potuto vivere all'interno della loro famiglia, ma sono cresciuti in gruppi famiglie, comunità, appartamenti, ecco, insieme con gli educatori. Proprio perché hanno fatto un loro percorso, sarebbe importante per loro anche sperimentare, anche da maggiorenni, la vita in famiglia.